Bene, direi che siamo pronti per cominciare e adesso dobbiamo farci un po' una passeggiata in un posto che ho sfiorato mentre stavo cercando l'ingresso molto tempo fa, praticamente all'inizio, in quei 25 minuti persi dalla mia vita cercando l'ingresso del Borgo dei Non Morti. E quel posto si trova qua, dove ci sono gli scheletrozzi, che mi premuro di distruggere e shottare brutalmente perché adesso sono overpowered turbo minchia e quindi voglio vantarmene. Serviva arrivare a una scaletta. Dove cazzo vai, cucuredu? Dove cazzo vai? Ce l'hai proprio di vizio? Cioè c'hai la gamba, c'hai le gambe a banana? Fatti curare, chiama un ortopedico, qualcosa, ma veramente basta. Smettila di ammazzarti in questa maniera. Ed eccoci qua. Una strada non battuta. Un posto nuovo. E a conti fatti mi sa che è anche l'ultimo posto nuovo che vedremo, perché sono le catacombe, nelle catacombe c'è. Oh, salve! Scheletro, muori. Esplosione, tanto per cambiare. Altro scheletro trappolozzo. Muori. Male soprattutto. E scendiamo giù. Posso far meno di notare che non si vede un cazzo. Direi che le premesse per questa zona sono incredibilmente meravigliose. Poi in compenso, fino a quando sciotto gli scheletri, posso stare abbastanza tranquillo. Ci hanno regalato una scimitarra che adesso ci serve più o meno una ceppa. Vedo qualcosa, una luce di. Oh, aspetta un attimo. Ah là. Fuori uno e due. Sto buchetto qua ci porta invece a un bel falò. E qui devo mentire, vi devo dire la verità. Qui c'ero già arrivato, questo pezzo l'avevo già fatto. Ma non sono ancora andato oltre perché sapevo che era una parte canon, quindi voi lo sapevo che rispawnavate. Non eravate due? Ah, infatti, salve. Manco vi locco proprio. Vi umilio così. Ed eccoci qua. Iniziamo la nostra allegra passeggiata nelle catacombe. Vedo già un pezzo di stronzo. Senti, ecco. Tanto questo mi sa che è meglio sistemarlo da qui. E adesso tanto ci penserà il veleno. Pensiamo a noi. Ciao, grazie mille. Pensiamo anche a voi altri. Attacco molto stiloso per carità, ma anche abbastanza inutile, cari miei, eh. Abbiamo questa bella scalinata. E cosa abbiamo qui? Oh, un agguato. Grande, numero uno. Salve. Sì, Street Fighter. Che cazzo? Scheletro con scimitarra gigante. Questo che adesso rispona. Ok. Proseguiamo verso nuove avventure. Oh, scendi, va. E muori, fammi sto favore. Non ci stai facendo una figura dignitosa. Pure tu. Cosa lo prendi a calci? Pure tu lo devi ammazzare. Gli occhietti vispi dello scheletro lì mi fanno abbastanza paura e inquietudine. Ah, questo è quello di prima. Muori. E c'è un altro. Ma che muore anche lui. Ho visto un droppio prima. Vabbè. Adesso ne ha lasciato uno lui. Grande anima. Cominciamo come al solito. Dicevo, ho visto un drop venendo qua. Forse mi sbagliavo io. Da qui esattamente. Mi avete preso leggermente alla sprovvista, ma mica tanto, insomma. Qui cosa abbiamo? Altri corridoi con T. Sì, ma che cazzo, siamo già passati qua. Dove dobbiamo andare adesso? Scusa. Bene. Cucureddo, tu e il tuo senso di orientamento da crotalo probabilmente adesso sarete in estrema difficoltà. Ma posso capire, perché pure io non capisco. Vedo scheletri dappertutto, ma non vedo modi per arrivarci, o meglio, un modo per arrivarci lo vedo, ma non so se sarò sveglio poi quando atterrerò. Quindi, riassumendo, do cazzo si va. E mi sa che dovrò prendermi qualche rischio inutile. No, neanche. Anzi, questa macchia di sangue mi lascia presagire che qualcuno ci ha provato prima di me. Andiamo con calma, cerchiamo di studiare il posto. Magari ci è sfuggito qualche cosa. Tu no. Guarda, ci mancavano solo le trappole, guarda. Siccome non c'è abbastanza gente che cerca di uccidermi qua dentro, no? Una bella trappola buttata lì tra. Ah, ecco qua. Oddio, quelli che cazzo sono?
Sono i sargassi di Devil May Cry. Che cosa... Ma li posso puntare? No, perché non stanno fermi un attimo. E anzi si avvicinano minacciosamente. Qualcuno sta provando a darmi fuoco soprattutto. No, no. Meno male. L'hai schivata Dio solo sa come. E ci abbiamo... vabbè, sì. Piccoli incendiari non crescono. E adesso ti faccio il grande culo. Ti avveleno e vediamo se non mi rompi più i coglioni. Ecco. L'unica... Oh signore, ce ne sono ancora. Corri! Ah, ci sono anche scheletri. Ah, bene. Li ammazzano loro. In tutto questo, forse più per stupidità che altro, non avevo ancora usato una fiaschetta. Ah, ecco la leva. Così dovrebbe aprirsi il passaggio di là. Esattamente. Proseguiamo che sono già molto contento, perché tanto siamo veramente a un passo dalla fine, ve lo posso garantire. Ci manca proprio un... Ma porca di quella porca, ste trappole di merda! Quello è morto, sicuro. Faccio fatica a pensare il contrario. Lì vedo nebbia innanzitutto. E qui invece vedo dei corridoi che proverò ad analizzare. E posso dirvi con certezza che sono... No, non sono un imbecille, anzi! Forse ho trovato anche un... Un interessante passaggio verso il nulla, perché no, ci vuole una precisione millimetrica per entrare là. Aspetta un po', fammi provare. Minchia, ci sono riuscito. E qui sì. E qua cosa abbiamo? Una falce e altre catacombe. Non so dove siamo. Aia, cosa mi ha... Ah, non l'avevo vista, scusi. Mi perdoni. C'è la luminosità al minimo storico, se mi permette. È già tanto che vedo i miei piedi, quindi se non vedo anche voi non è che sia sto problema. C'è qualcosa che non mi... qualcosa che non mi sconfinfera. Dove cazzo sono finito? Ecco qua, lo sapevo. Ste minchia di trappole fastidiosissime. Uno scheletro che muore giovane. Anche se essendo scheletro dubito che sia morto giovane. Vabbè, non state qui a discutere sulle mie cazzate, va che è meglio. Siamo esattamente dove eravamo prima. No, siamo più giù addirittura. No, abbiamo fatto il giro in tondo come dei cretini. Bel ritmo, ci stava. Quindi, dove dobbiamo andare adesso? Per andare, dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Immagino qui. Così a intuizione. Vabbè, sì, no, poi... Agopuntura facciamo. Che cazzo? Ah, c'è una scala, giustamente... Me le nascondete, cioè... Come pretendete che io le veda, ste cazzo di scale? Non penso, non so dove sto andando, non so dove devo andare. Non so nemmeno perché sono qui. Ah, ecco perché. Perché devo scendere ancora più giù, perfetto. Ma sono sceso molto più giù, eh sì. Stiamo girando anfratti e controanfratti, ma non so dove minchia dobbiamo andare. Lì ci siamo già stati, qui... Lì giù c'eravamo prima... Qui ci siamo scesi. Qui eravamo... Oh, cioè dove vai? Per cortesia, che è un attimo. Stiamo andando così bene, non mandare tutto in vacca, cucureddu. Aspetta, lì non ci siamo andati. Infatti ci sono tanti amici con cui giocare. Grande, sei troppo acrobatico, zio. Poi, minchia, il senso dell'orientamento di cucureddu, oltre al mio, soprattutto... Ah, devo scendere qua. Era un'altra scala e mica l'avevamo vista. E che cacchio. Questa leva non l'abbiamo neanche considerata. Mi sa che non abbiamo avuto modo di vedere che cosa abbiamo attivato. Madonna, il rischio che ho preso. Proprio. E due. Ti tenete verde grande e poi per tornare indietro adesso? Aspetta un po'. Mi ricordo di un aggeggino chiamato pietra prismatica. Proviamo. Non era così profondo, perfetto. E infiliamoci in questa... Cosa sta succedendo? Che cazzo è quello? Gradirei delle spiegazioni. Come minimo, eh. Ah!
Marcus. Ma che? Ce n'è di gente strana da queste parti, eh? Oh, è morta la connessione, scusate. Ok, siamo tornati. Ci hanno aperto un... Ah, è un fabbro, ecco che cos'è. Il vecchio Vamos. È Vamos a... Oh, vabbè. Sì, ma stai calmo, vai a fare in culo però, eh. Cioè... Oh, c'è un falò, mica l'avevo visto. Subito! Porca miseria. Abbiamo tipo 6.900 anime anche da usare. Male non ci fa. Anche se dubito di riuscire a usarle per... Eh no, proprio non ce la faremo. Però possiamo fare un'altra cosa che ci conviene anche dal momento che siamo al falò. Ci abbiamo da tornare umani. Visto che tutto sto pezzo ce lo siamo fatti vuoti. E poi avviviamo sta fiamma che andiamo sicuri con 10 fiaschette. Per salire di livello ci vuole il doppio di quello che abbiamo. E andiamo avanti lungo il buco che il nostro amico Fabbro ci ha aperto molto gentilmente. Oh merda! Ci mancavate voi, guarda. Gente che vola intanto. Sì, dove sta andando quello? Non è molto chiaro dove... Eh sì, scusami, te li sto portando dentro, ma... Immagino che già prima mi ero rotto i coglioni Fabbro che gli stavo rovinando la concentrazione. Mo' gliel'ho portati direttamente dentro casa. Immagino che la cosa non gli andrà proprio troppo a genio. Cosa cazzo stai facendo, Cucureddu? Dimmelo! Allora, c'è un drop di là. Fregato. Siete anche un po' prevedibili. Guarda, talmente prevedibili che uno ti ha preso alle spalle e non te ne sei accorto. Deficiente che non sei altro. Oh, stavo per dirlo, ce ne sono ancora. Sembrerebbe di sì. Stai fermo. Porca miseria. Adesso mi girerò di spalle per 12 secondi e me ne arriveranno altri 4 sopra. Lì come ci arrivo? Scusate. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Ecco come ci arrivo, così. E saliamo perché ci sarebbero delle... che cazzo! E tu che cazzo ci fai qua? Scusate un attimo perché sono in una situazione abbastanza pericolosa. Sì, ma stai buono tu, eh. Perché se mi gira ti spacco il culo, eh. Appunto. Rompi coglioni. Guarda te. Non si gira 5 secondi e c'ha il mondo addosso. Questo che ha droppato. Lanterna del teschio. Ho come il vago sospetto che potrebbe servirci. Cos'è sta scala? Non so esattamente dove dovessi andare, però... Nel dubbio esploriamo, che non si sa mai. C'è una tomba, molto simpatica. E anche un buco, che ho evitato Dio solo sa come. C'è anche un drop, ma... Ecco. Questo non l'ho evitato, invece. Ah, e siamo tornati indietro, praticamente, ok. Probabilmente abbiamo aperto qualche strano shortcut di... Abbiamo aperto qualche strano shortcut di cui ignoravamo l'esistenza. A questo punto allora proseguiamo. Un sorsetto di fiaschetta. E andiamo avanti perché se tanto mi dà tanto bisogna passare di qua. Vedo già macchie di sangue, io mi preparo con lo scudo che... Di sti tempi è un attimo. Oh, la nebbia. Buona sapersi quindi. Siamo già in quella situazione, no? Non sembra arrivato il momento di un boss, anzi. Sembra tutto relativamente tranquillo, no? E invece no. Ci tocca un boss. E non ho la più pallida idea di cosa sia esattamente. Tutto quello che volete, ma a livello di... di ambientazione Dark Souls è sempre una spanna sopra tutti. Oh cazzo. Quelle tre maschere mi dicono qualcosa. E non è niente di incoraggiante. A voler essere sinceri. Che ti spari? Cosa stai facendo? Cosa vuoi fare? Stai buono o ti faccio male forte? Ehi, che cazzo? Minchia, è tipo il boss più inutile che abbia mai visto nella mia vita. Ok, arte dell'ascensione. La maschera della madre!
Sarebbe la quello dell'accensione? Cosa mi rappresenta? Scusate. Aspetta, dove cazzo da... Ah, ok, c'era la scala. Scusa un attimo, guardo cosa cacchio è starter dell'accensione, perché... Allora, innanzitutto dov'è? Dove sta? Ah, ecco, rito per... Per ottenere Estus Extra, quindi... interessante. Abbiamo... Appena troviamo un falò, lo dobbiamo analizzare, questa cosa. Minchia, proprio buio per essere buio, cazzo. Io vado in giro a scudo parato che non si sa mai. Questi posti sono... Ecco, appunto. Appunto. Vaffanculo. Vaffanculo.